La metropolitana di superficie Mainata arriva in prima commissione bilancio del Comune dell'Aquila, che avrà il compito di fare ordine sull'intricata vicenda giuridica e per ascoltare le parti in causa che hanno avuto un ruolo nella milionaria opera incompiuta, di cui rimangono qua e là, come monumenti allo spreco di denaro pubblico, tralicci e rotaie che non hanno mai visto passare un tram. Il comune è in contenzioso con l'impresa CGRT, dopo aver annullato nel 2009, a causa del niente dell'Unione Europea, la concessione per costruire la tramvia del valore di 30 milioni di euro. Contro questo provvedimento l'impresa ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, perdendo. Restano ancora contrastanti gli esiti delle consulenze sull'ipotetico valore del risarcimento alla ditta esecutrice. Oggi siamo a un re dell'azione, in quanto veniamo a conoscere quali sono i fatti passo passo, in particolar modo il coinvolgimento della Corte dei Conti, che aveva chiesto al sindaco Cialente e Company di autodeterminarsi per quanto riguarda questo argomento. Non era sufficiente il fatto che Cialente andasse a portare le carte alla Corte dei Conti per farsi indicare la strada dopo che c'era già stata un'ipotesi di transazione. Il costruttore chiede un indennizzo, il riconoscimento di una quota per i danni che ha ricevuto, il Consiglio Comunale anche altri enti, il TAR in prima battuta, sono di un avviso diverso, cioè che non c'è stato questo, non ci sono somme da riconoscere, si sta discutendo di questo. L'orientamento del Consiglio Comunale credo sia proprio questo, cioè di non riconoscere al costruttore. Ed è la posizione anche della maggioranza. Ed è la posizione assolutamente sì della maggioranza.